Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, che è un nuovo format in realtà, quindi mi auguro che in un certo senso vi piacerà, nel senso stiamo sperimentando un po' questo nuovo format che è nato da voi, perché sapete che mi arrivano veramente una marea di messaggi tutti vostri. L'altro giorno ho detto, siccome veramente è impossibile rispondervi in maniera esauriente e rispondere a tutti in maniera esauriente, ho detto facciamo una cosa, lanciamo una nuova rubrica, 10 domande a metri più 10. Lo so, il nome non è il massimo dell'originalità, avete completamente ragione, però comunque siamo qui per questo episodio, diciamo, di prova, per questa puntata. Su Instagram vi avevo chiesto di farvi delle domande specifiche a proposito di ciò che volevate, ho detto avrei scelto le migliori 10, poi mi sono reso conto che siete stati talmente bravi, che erano tutte interessanti, ho detto no, scegliere solo 10 secondo me è proprio discriminatorio, è stupido, è essenzialmente sbagliato, e quindi ho deciso di affrontarne 10 in questo episodio e altri, poi ovviamente quelle rimanenti, negli episodi successivi, perché sono più di 20 in realtà, sono più di 30, sono veramente tantissime in realtà. Ne ho qui sul mio cellulare di riserva, che tra l'altro è completamente spaccato, completamente rotto, ma partiamo subito con i saluti. Saluto il Delzo che mi scrive: Sarri rimane perché spero sia evidente che ci serva altro. Caro il Delzo, innanzitutto ti saluto. Sarri per il momento rimane. La situazione, diciamo, del campionato che si è fermata, insomma, la situazione relativa a tutto ciò che la stagione ha vissuto, ha congelato un po' tutta la situazione, anche panchina. Si sa che alcuni all'interno della Juventus hanno apprezzato il lavoro di Sarri, altri non l'hanno apprezzato per nulla, sto parlando di dirigenti, di membri del CDA, quindi per il momento Sarri rimane in bilico, si vedrà molto da quelle che saranno poi le risposte sul campo della squadra. Passiamo oltre. A centrocampo ripartirei da un paio di talenti giovani come Tonali e Locatelli, mi scrive. Sarà così? Innanzitutto ti saluto, Andrea Inve, ti saluto. Allora, Tonali e Locatelli sono due cose completamente diverse, no? È come se tu mi stessi dicendo una margherita e una carbonara, cioè sono due cose completamente diverse. È vero che entrambi sono giovani, è vero che entrambi sono centrocampisti, ma Tonali è secondo me un futuro fuori classe, mentre Locatelli alla Juve potrebbe ambire solamente a fare la riserva. Per questo motivo io non prenderei Locatelli neanche come riserva, perché trovo che le riserve che abbiamo ora possano comunque dire la loro. Non andiamo, secondo me, a spendere soldi su profili che poi effettivamente non servono, quindi probabilmente io prenderei solamente Tonali. Mi chiama poi, o meglio mi manda un messaggio, Stefano Torletti, che saluto sempre, e mi dice: Hakimi sarà l'unico acquisto per la fascia destra oppure no? E per la sinistra, così o cambia qualcosa? Allora, Hakimi per la fascia destra, ve l'ho già detto, è l'ambizione, nel senso che la Juve adora Hakimi, vuole Hakimi, sto preparando un video su Hakimi che non so quando uscirà, sto scrivendo gli appunti, sto cercando di mettere in ordine per le prove, appunto, non so quando uscirà, ma Hakimi è l'obiettivo numero uno. A destra occhio però a l'uscita di De Sciglio e al tempo stesso a Meunier, che potrebbe arrivare a zero e giocarsi il posto con Danilo, che purtroppo ragazzi rimane al 99,9% perché ha un'iscrizione al bilancio veramente molto alta, ancora non può essere ceduto a meno che non si verifichi appunto un'offerta. A sinistra dovrebbe rimanere Alexandro a meno che la Juve non impazzisca e decida di monetizzare e quindi lo venda, e come riserva attenzione a Pellegrini, che potrebbe rientrare dal Cagliari tranquillamente, è a zero ragazzi, è un nostro giocatore di nostra proprietà, sta facendo anche una buona stagione, sinceramente meriterebbe una chance. Passiamo oltre, ho accorpato la quarta e quinta, nel senso ci sono due domande che mi chiedono praticamente la stessa identica cosa, quindi ho deciso di accorparle. Paolo Dybala 10 Fan Club, che è una pagina Instagram veramente ottima dedicata a Dybala, gestita tra l'altro da un mio amico che è Mirko, che saluto, andatela a seguire ragazzi perché contenuti veramente ottimi, mi chiede: che squadra faresti con il budget a disposizione per la prossima stagione? Mentre Instalo, che saluto, mi chiede: quale sarebbe la tua squadra ideale per la Juve? Ok, quindi mi avete chiesto pressoché la stessa cosa, no? Per quanto riguarda Paolo Dybala 10 Fan Club, direi che è ancora un po' presto, semplicemente perché il budget non è ancora deciso, cioè bisogna innanzitutto vedere a quanto ammontano le cessioni. In relazione alle cessioni, Rugani, Higuain, Douglas Costa, altri giocatori che personalmente venderei, poi bisognerà insomma andarsi a basare su quello. Stessa risposta faccio a Instalo, cioè è presto per parlare di Juventus già in progresso per la prossima stagione, perché non abbiamo le cessioni, però credo che
sappiate quali sono i miei nomi caldi, nel senso io ho sempre detto di voler Pogba, ho sempre detto di stimare Icardi come attaccante, ma se dovesse arrivare un Werner, ad esempio, che per me è addirittura più completo di Icardi, non è che mi metterei a discutere. Insomma, sono questi i miei nomi. Hakimi per la fascia destra, sono nomi che io personalmente adoro e che vorrei vedere alla Juventus. Poi Michele Sorci mi chiede, forse ho letto male, no, ho letto bene, cosa pensi sulle parole di Arthur? Allora, nel momento in cui faccio il video, c'è Arthur Juventus, Arthur Barcellona, è successo un po' un casino, nel senso che Arthur era stato accostato alla Juventus, il Barcellona voleva vendere Arthur, Arthur era andato al Barcellona e ha detto io non vado proprio da nessuna, non mi muovo neanche, non voglio andare alla Juventus. Molti tifosi juventini si sono offesi, hanno preso questa, diciamo, volontà di Arthur come se fosse una sorta di rifiuto effettivamente di Arthur, ma io non l'ho vista come tale, io l'ho vista più come una volontà di Arthur di rimanere dov'è, perché effettivamente sta bene dov'è. Ah, io vi devo dire la verità, stimo Arthur, lo considero un buon giocatore, ma non lo considero tutto sto fenomeno, quindi di conseguenza non è che io possa pensare così tanto sulle parole di Arthur. Rispetto l'opinione di questo ragazzo e mi auguro che la Juventus, qualora dovesse prenderlo, non andrà appunto a sacrificare né Pjanic e né Bentancur. In sintesi, Arthur alla Juve va bene, ma senza sacrificare giocatori importanti, che secondo me sono quelli di cui vi ho parlato. Ora, ho due domande qui, non so se si vede, ma non credo che si veda, che non hanno un nome, cioè o è tagliato o non hanno un nome, forse sarà un bug di Instagram, però io rispondo molto volentieri, salutando anche chiunque voi siate. Se leggete la domanda e vi riconoscete, mi perdonerete ragazzi, perché veramente non c'è il vostro nome, altrimenti vi avrei salutato. Il primo mi chiede, verrà confermato Sarri per la prossima stagione? Io spero di no, magari un Allegri bis. Ragazzi, Allegri o piace o non piace, divide il pubblico come se fosse, non lo so, la diaspora proprio degli ebrei che si movimentano intorno al mondo, però ragazzi, Allegri è un allenatore vincente, quindi è normale che il nostro amico lo rivoglia, tra virgolette, sulla panchina, bene o male, comunque ha sempre vinto. Per quanto riguarda Sarri, rispondo come ho risposto alla prima domanda, le avrei accorpate se l'avessi letta prima, semplicemente Sarri per il momento è congelato, perché è congelato il mondo, quindi non si può capire che fine farà, ma per il momento molto probabilmente rimarrà sulla panchina bianconera. Tuttavia non è sicuro, perché è in discussione, non è un allenatore che ancora ha convinto molti vertici bianconeri, tra cui Agnelli, ve l'ho sempre detto, non è mai stato convinto del tutto di questa scelta che porta il nome di Paratici e Nedved, io voglio continuare a ribadirlo. Seconda domanda senza nome, data la situazione, come pensi che cambierà il mercato della Juventus? Sarà un mercato fatto prevalentemente di scambi oppure no? Oppure sarà un mercato diverso? Mi scrive poi questa persona in due domande diverse, ma non c'è neanche il nome. Quindi, allora, è il continuo. Sarà un mercato di scambi perché non riusciremo a movimentare troppi capitali monetari. Cosa vuol dire troppi capitali monetari? Molte persone mi scrivono e mi dicono ma è impossibile che la Juventus arrivi a Pogba perché Pogba costa 80 milioni. Come fai tu a dire che arriva a Juventus potrebbe arrivare a Pogba? Ragazzi, quello che forse non avete compreso, forse non sono stato chiaro io, oppure forse ve lo siete dimenticati, è che gli investimenti che vengono fatti nel lungo periodo e vengono frazionati. Non è che se la Juve quest'anno prende Pogba 80 milioni, la Juve quest'anno sborserà 80 milioni, sborserà il corrispettivo che c'è nel contratto, tipo 80 milioni in 5 esercizi, 80 diviso 5 è la quota che la Juve pagherà quell'anno, quindi non è vero che la Juventus non può prendere questi giocatori, non è vero che c'è un problema, ma sarà un mercato di scambi perché è normale, in tempi così, che non si sa se si ritornerà a giocare, non si sa quando ritornerà alla normalità, più puoi risparmiare meglio, ragazzi, non è una cosa così difficile da, voglio dire, da immaginare, comunque da razionalizzare. Abbiamo risposto già a 8 domande, vado a rispondere alle ultime due, ma queste ultime due ovviamente non sono tutte, nel senso che ce ne sono altre che verranno, beh, ho detto, affrontate nella prossima puntata di 10 domande a MetDP10. Angelo Ross 9, spero di aver letto bene, non so se è Roche o Ross, mi chiede in un misto di inglese e spagnolo, risponderò in inglese visto che la maggior parte della tua domanda è in inglese. Too much pressure for Bentancur if Juventus sells Pjanic, saludos desde Perù, saludos por Perù, por todo Perù. Adesso rispondiamo in inglese. I believe that Bentancur could have a lot of pressure if Pjanic got sold simply because he have to change his role. So, Bentancur in front of defense can play, absolutely, but he has to moderate the falls. Because if he can moderate the falls
he got expelled every time. So he has absolutely to change his mind for this role. Tanti tanti saluti ad Angelo Ross 9. Ultima domanda della giornata. Qualcuno mi fa un rullo di tamburi? No, non ho nessuno che mi fa il rullo di tamburi. Sono uno youtuber che oggi non ha la squadra a disposizione. Igor Vincenti 05, che saluto. Secondo te Dybala finirà la sua carriera alla Juventus diventando una bandiera come Del Piero? È una bella domanda, devo dire la verità. Perché non posso rispondere con esattezza? Perché non ho la palla, nel senso non ho quella la sfera, non predico quello che farà Dybala. Dybala le intenzioni ce le ha, nel senso ha dimostrato attaccamento alla Juve. Può essere che la Juve lo valuti, può essere che la Juve lo consideri intoccabile, possono essere tante cose. Dipenderà dal rendimento e dalla volontà di Dybala. Se vuole restare tutta la vita, nessuno lo allontanerà, se mancherebbe altro. Noi lo abbracciamo Dybala e lo salutiamo anche in questo video. Mi auguro che vi sia piaciuta questa versione di 10 domande a MetriP10. Noi ci salutiamo, ciao!